Ben ritrovati sul nostro canale. Oggi parliamo di un classico della letteratura francese bellissimo. Siamo alla fine dell'Ottocento e uno scrittore sta per creare un personaggio che sarà uno spartiacque. Dopo di lei, la rappresentazione del personaggio non sarà più la stessa. Parliamo di Madame Bovary di Gustave Flaubert. Prima di cominciare faccio una piccola premessa, questa è una recensione in cui troverete qualche spoiler. Quando si parla di classici è inevitabile poi andare a fondo nella trama e nel finale. Quindi se non avete letto il libro vi consiglio di vedere in un secondo momento questa video recensione per cogliere meglio le tante sfumature di questo classico che è veramente denso di significati, ha tantissime stratificazioni. Vi consiglio due testi di critica letteraria. Il primo è Lezioni di letteratura di Nabokov, c'è un interessante inserto su Madame Bovary, e il secondo, molto bello, è L'avventura del personaggio di Henri Gostara. Questo racconta proprio l'evoluzione del personaggio nella storia del romanzo e ovviamente non poteva mancare Madame Bovary, che appunto è uno dei personaggi più incisivi della letteratura. Emma è un personaggio così vivo, così reale, che il ministero di allora, Pinard, sente la necessità di mandarla a processo. Accusa la protagonista dell'opera di Flaubert di oltraggio alla morale pubblica e religiosa e ai buoni costumi. A scandalizzare l'epoca moralista di Napoleone III non è tanto il fatto che Madame Bovary sia un'adultera, quanto il fatto che incarni in qualche modo la metamorfosi, l'evoluzione che sta subendo l'essere umano alla fine dell'Ottocento, che poi ovviamente si traduce nella letteratura. La fine dell'Ottocento è infatti abitata da due anime contrastanti. Da una parte c'è il realismo, la vitalità, l'azione, e quindi pensiamo a Dickens o a Tolstoy o anche Balzac, e dall'altra c'è il romanticismo, il grigiore, lo squallore della vita, l'alienazione. Quindi Flaubert, appunto, e anche Zola. Queste due anime contrapposte convivono anche nel personaggio di Emma Bovary, che da una parte è materialista, pragmatica, borghese, e dall'altra è romantica. È romantica nella misura in cui si crea delle fantasticherie, un mondo altro, e vorrebbe che la sua realtà fosse uguale a quella delle eroine che leggono i romanzi. Ma la vita non è un libro e quindi Madame Bovary sarà per questo perennemente frustrata. Madame Bovary le tenta tutte per cercare di ritrovare quell'eccitazione, quella passione che legge nei romanzi. Inizia sposando Charles, ma presto il matrimonio sarà un fallimento. Charles si rivela l'incarnazione dell'inettitudine, della mediocrità, e allora tenterà con l'adulterio, ma anche i suoi amanti presto la deluderanno. Emma non è mai felice, è sempre capricciosa, triste, depressa, scontenta. Il male di vivere abita questo personaggio. È anche priva di empatia, fatica a mettersi nei panni degli altri, ma la sua fragilità non glielo permette, imploderebbe probabilmente. Eppure Madame Bovary è uno dei personaggi più affascinanti della storia del romanzo. C'è qualcosa di incredibilmente estremo, raro e ambiguo. Riesce a manipolare il lettore che allo stesso tempo la ama e la odia. Flaubert crea un personaggio mediocre e rozzo, ma anche complesso e profondo allo stesso tempo. Emma è sia vittima che carnefice, è sia forte che debole. In alcuni momenti viene trasportata completamente dalle sue emozioni, afflitta da queste. In altri momenti dimostra una fermezza d'animo invidiabile. La principale debolezza di Emma è quella di valorizzare troppo le fantasticherie. È stato coniato addirittura un termine, che usiamo ancora oggi, tanto incisivo questo personaggio, che si chiama bovarismo, appunto quell'atteggiamento psicologico in cui si tende a fantasticare troppo, a dare troppa importanza ai sogni, a creare anche una realtà, un personaggio fittizio. Questo romanzo è il romanzo della disillusione, del disincanto. Attraverso il personaggio di Emma, Flaubert vuole dimostrarci quanto fuori dall'arte la felicità sia impossibile. Se continuiamo a paragonare la realtà all'arte, alla letteratura, non possiamo che uscirne frustrati. Ad Emma mai una gioia, infatti, neanche la possibilità di procreare un figlio maschio, che allora era motivo di riscatto sociale. Non proverà mai una felicità duratura, reale e autentica, saranno solo piccoli attimi di gioia
che tra l'altro travolgono completamente il nostro personaggio, ma mai una felicità duratura. Quando parliamo di Madame Bovary non possiamo non fare riferimento al rapporto che questa eroina ha con il suo scrittore, che è un rapporto di amore e odio, un po' come ce l'ha il lettore. Flaubert stesso scrive: Madame Bovary, c'est moi, sono io. Attraverso questo personaggio vuole fare una profonda critica a quel modello borghese che sta prendendo piede nella società in cui vive e che Madame Bovary incarna profondamente, ma come Madame Bovary, Flaubert fa parte della borghesia che tanto accusa. E allora, per criticare la borghesia, simbolicamente Flaubert mette a morte il suo personaggio, la condanna a una morte terribile. Madame Bovary si uccide ingerendo del veleno e la sua morte sarà atroce, piena di agonia, ma Flaubert non condanna la dannazione Emma perché è un'adultera o perché è una bugiarda patologica, lo fa appunto perché incarna il modello borghese. Infatti Emma si uccide per denaro e non per amore. Lo stile narrativo di Flaubert è unico, è maniacale, precisissimo. Flaubert ci metteva anche decine di giorni per comporre un'unica pagina. C'è una bella corrispondenza, la trovate in diverse edizioni, con la sua amante, in cui Flaubert descrive a lei quanto è stato faticoso, tormentoso, ma anche incredibilmente soddisfacente, scrivere quello che poi è uno dei più grandi capolavori della letteratura francese. Henry James, uno scrittore inglese che ha tanto amato Flaubert, dice di questo romanzo: è un miscuglio di clamorose ingiustizie e di percezioni finissime. È un'opera che rasenta la perfezione. Per finire questa piccola recensione su questo capolavoro meraviglioso, vi leggo un passo, riprendo questo libro, Lezioni di letteratura, che ha scritto Nabokov, e scrive: un maestro dalla potenza artistica quale Flaubert riesce a trasformare un mondo che immagina sordido, popolato di imbroglioni, di individui mediocri e gretti, di signore capricciose, in uno dei più perfetti esempi di narrazione poetica di tutti i tempi, e vi riesce armonizzando le diverse parti. Senza Flaubert, continua, non avremmo avuto Marcel Proust in Francia, né James Joyce in Irlanda, e in Russia Chekhov non sarebbe stato Chekhov. Questo era il consiglio della settimana. Se volete recuperare le altre video recensioni le trovate su Instagram o su Facebook. Alla prossima!